È una notizia terribile quella che arriva dal tribunale di Mansura con l'immagine di Patrick che esce da quel tribunale con una condanna a 3 anni di carcere. Una condanna scandalosa, assurda per un reato che Patrick non ha commesso. E avevamo sempre chiesto di tenere alta l'attenzione su Patrick perché, terminato il periodo di carcere, in molti avevano pensato che tutto si fosse risolto. Invece noi avevamo sempre posto l'attenzione sul Patrick imputato, e in Egitto imputato è sinonimo di condannato, come abbiamo visto adesso. Non finisce qui, ora tutte le possibilità per tirar fuori Patrick da questa situazione vanno esplorate. Il governo italiano, per cortesia, intervenga.